Salve a tutti da Tiziana Malimpasta. Allora, prima di iniziare questa ricetta, voglio fare un bellissimo saluto a Diego Palma. L'ho incontrato l'altro giorno, si tratta di un bambino che veramente mi è entrato nel cuore, l'altro giorno mi ha riconosciuta e io, di mia spontanea volontà, ho detto che l'avrei salutato, veramente. Diego Palma è veramente un bambino affettuosissimo, quindi questo è per te. E poi saluto anche Maria Mandra, che è da tanto che volevo salutarla, ma siccome faccio sempre delle ricette programmate, oggi però è arrivato il tuo turno. Detto questo, passiamo alla ricetta di oggi. Si tratta, delle orecchiette con farina integrale. Le metteremo nella playlist, per così, se, nel senso che poi con queste orecchiette io farò un primo, no? Però le orecchiette, oggi le facciamo di base, in modo che voi le troviate nella playlist. Allora, guardate qua gli ingredienti. Innanzitutto qua ci sono 300 g di farina integrale con 200 g di farina di semola rimarginata di grano duro. Qua abbiamo il sale della farina per spolverare sul piano di lavoro, sul vassoio, acqua tiepida, olio di oliva. Allora, innanzitutto sul piano, sulla spianatoia, vediamo la nostra farina e faccio il buco al centro. Allora, metto un pizzico di sale all'esterno, poi dentro l'impasto ci vado a mettere 2 cucchiai d'olio di oliva, 1 e 2. Questo serve a rendere la pasta più elastica. Poi, detto questo, adesso mettiamo un po' d'acqua tiepida. Allora, in questo impasto, in pratica, se voi volete potete mettere tutta farina integrale. Io preferisco fare un po' e un po' perché altrimenti, anche per esempio con il pane, no, diventa troppo stopposa. Quindi preferisco un po' spezzare. Allora, i grammi non ci sono dell'acqua perché? Perché varia tutto a secondo della farina, dell'idratazione della farina. Quindi ci sono delle farine che hanno bisogno di più acqua e ci sono delle farine che hanno bisogno di meno acqua. In questo caso, quando vi regolate che avete ottenuto un bel composto, come dico sempre, no? Morbido ed omogeneo, basta così. Quindi, intanto che io sto passando, sto impastando, vi sto dicendo più o meno i segreti, diciamo, dell'impasto per fare la nostra pasta, che poi sono, questa è la pasta, diciamo, la pugliese, no? Le orecchiette sono le orecchiette pugliesi, che tra l'altro poi troverete gli immantagliati con le cime di rape, no? Nella playlist troverete tanto, ci stanno tante belle ricette pugliesi con la pasta fatta a casa. Ci sono anche le orecchiette, tra l'altro, però queste in questo caso sono integrali. Come vedete, manca acqua. E io vado ad aggiungerne l'altra. Man mano la aggiungete. Quindi io vado ad impastare. Guardate che bel panetto che è uscito. Allora, io adesso devo formare un rotolino e faremo da là le orecchiette, da noi chiamati pizzicarieggi. Noi le orecchiette insieme a quelli lunghi, i maritati, se non sbaglio, si chiamano i pizzicarieggi. Allora, vado a fare un rotolino. Ecco qua. Quando abbiamo più o meno creato un rotolino tutto di una misura, andiamo a creare dei pezzetti, vedete? Con un coltello, con un tagliapasta, quello che volete, li tagliate. E ora andiamo a creare le orecchiette. Guardate. Questa è la lavorazione che si deve fare. Lo mettiamo sul cartaforno, su un vassoio, insomma, vestito da cartaforno e con farina sotto. Guardate, ve lo faccio rivedere. Vedete? La punta dove ci sono i dentini del coltello deve essere aderente al tappetino, vedete? Poi con il pollice andiamo a sollevare questa parte. Non è difficile, eh? Non è difficile, però guardate, io vi faccio vedere. Vedete? Solleviamo, ecco le orecchiette. È molto semplice, solo che a spiegarsi a volte è molto più complicato. Ecco le orecchiette. Poi, attenzione, mi raccomando, almeno da noi c'è sempre questo detto. Quando voi vedete quelle giornate brutte brutte di scirocco, guardate, vi conviene proprio non farli perché i pizzicarieggi o le orecchiette
vanno fatti in particolare quando è una bella tramontana fresca. Allora, io me li vado a finire e ve li faccio vedere alla fine. Penso che abbiate capito quanto è semplice fare le orecchiette. Io continuo. Abbiamo finito, guardate qua i nostri pizzicarieggi orecchiette. Allora, adesso vado a mettere un altro po' di farina di semola o integrale, come piace a voi. Adesso che facciamo? Questi pizzicarieggi li lasciamo a temperatura ambiente, così si seccano un po', o li potete mettere in frigo o li potete benissimo congelare, o semplicemente fate una bella ricetta. Io questo lo metterò in playlist, perché i pizzicarieggi semi integrali non li avevo mai fatti e li metterò, però con questi pizzicarieggi si farà un'altra ricetta, quindi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, seguitemi sempre. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Mano in Pasta.